Fare interventi di inclusione e contrastare il disagio sono gli obiettivi del progetto ITIA, promosso in collaborazione con l'ambito territoriale numero 31 del Comune di Torre del Greco. Un piano di azioni della durata di 36 mesi, finanziato dalla Regione Campania e dal Fondo Sociale Europeo, con il coinvolgimento di diversi partner territoriali. Il progetto ITIA è un progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso l'utilizzo di risorse proprie della Regione Campania, nonché del Fondo Sociale Europeo, che ha visto insieme l'ambito territoriale N31 e altri partner che sono la Cooperativa Sociale Atena ed l'ente di formazione professionale DEAFORM, con il quale hanno presentato questo intervento che appunto si chiama Interventi di inclusione e lotta al disagio. Nella lunga intervista negli studi di TV City, il dottor Renato Grimaldi, direttore e coordinatore del progetto, ha illustrato le azioni che verranno realizzate e le finalità. Un progetto lungo che avrà una durata di 36 mesi, prevede tre azioni. L'azione A, che è legata soprattutto ai servizi alla persona, di cui l'ente titolare e gestore è rappresentato dalla cooperativa Atena. Abbiamo l'azione B e l'azione C. Azione B con un percorso di formazione professionale che è stato frutto di un'analisi del fabbisogno territoriale fatto dall'ambito N31 e dove si è ritenuta necessaria formare questa figura che è appunto rappresentata dall'operatore sociosanitario. In più, oltre all'intervento di formazione, ci sarà l'acquisizione, la possibilità di acquisire delle competenze nel settore linguistico e quello informatico. Ed infine l'azione C, che invece prevederà dei tirocini formativi attraverso il coinvolgimento di quelle che sono aziende e imprese presenti sul territorio cittadino. La partenza delle attività ha subito nei mesi scorsi un rallentamento a causa della pandemia, ma ora il progetto è pronto a diventare operativo.